doppio segno che sei ancora là. La salita? La spedio che nella mangiamo. Guardate che belli, signori, signori, signori! Non mi sento, non mi sento! Dove sono le mani, Natalia? Dove sono le mani? Adesso abbiamo tanti regali per voi, qual è il vostro bisogno della vostra energia? Interessava l'aggiunto, vero? Senti un po' come muove, come muove, come muove, come muove, come muove. Questa è l'energia, ragazza! Potete anche alzarvi, non seduti, vai, tutti i piedi, vai, vai, vai! Tutti i piedi, posso vedere! Alice Rachele Arlanca! Una serie incredibile di nomi dal 1909 fino ai giorni nostri, dove sono rappresentate le imprese di coloro che hanno scritto scusate, il proprio nome nella leggenda chiamata Giro d'Italia. Sì, io sono felicissima di seguire il giro, ovviamente ho delle preferenze per quanto riguarda questo giro, questa vittoria del giro, però essendo la madrina voglio ritenermi super partes e quindi ti farò per ciascuno dei 176 corridori. Non ti sbilanci? No. Dai, sbilancia. No, non può. Un applauso. Onorevole, buongiorno, grazie per questa meravigliosa accoglienza. Grazie, ma grazie soprattutto al giro. Per noi siciliani è un grandissimo onore accogliere il giro, accoglierlo in questo contesto straordinario che come coordinamento tappa abbiamo fortemente voluto, un giro che parte da uno dei luoghi storici della nostra città, proprio qua nel cuore di Catania, e per noi è un motivo di orgoglio che il giro parte in mezzo a tanti bambini, tanti ragazzi delle scuole. Significa che questo è uno sport che ha una grandissima tradizione grazie alla passione sportiva e alla presenza viva delle giovani generazioni, sarà uno sport che avrà un grande futuro. Insomma, a 101 anni il nostro giro, ma è forte, giovane, ora in mezzo ai tanti corridori, sarà una grande emozione per tutti vederli sfilare qua proprio al teatro. Grazie, grazie a Anthony Barbagallo, onorevole Anthony Barbagallo, rimanga qui con noi. Allora buongiorno sindaco, ci eravamo già conosciuti qualche minuto fa, insomma l'accoglienza è davvero fantastica, una Sicilia unita. Guardi, questo è un luogo magico, questo è un luogo che trasuda storia da tutte le parti, è un unico, forse l'unico teatro a cui si accede da un portale di un palazzo settecentesco e ti trovi dentro questa meraviglia. È una giornata splendida, indimenticabile. Catania è felice di ospitare la prima tappa in Italia di questo giro e io vorrei dedicare come catanese, come sindaco di Catania, questa tappa a un grande personaggio di questa città ma del nostro paese, a Candido Cannavò, che è stato a lungo direttore della Gazzetta dello Sport, un grande appassionato di ciclismo, un grande appassionato del ciclismo. Come simbolo della freschezza e magari dell'ingenuità, della pulizia e magari del candore, della giovinezza e magari della timidezza, bianca come le notti in bianco di un esordiente, di un debuttante, di una matricola, la maglia bianca del primo tra i giovani. La maglia azzurra, azzurro come il torrente in piena che sgorga dalla sorgente e arriva fino in fondo al mare. Azzurra ma non ferma come l'acqua di un lago tra i ghiacciai. La maglia azzurra del primo nei Gran Premi della Montagna. La maglia ciclamino, ciclamino come un fiore, già come un frutto, come un pensiero e già come un ricordo, come una voglia e già come una nostalgia, come un punto e già come un punto e virgola e un punto e a capo, come un obiettivo su cui puntare, oggi, domani, sempre, la maglia ciclamino del primo della classifica a punti. E poi c'è lei, la maglia rosa, rosa come la Gazzetta dello Sport. È come una pagina, come un foglio di quelli che si accettano in cima a una salita e si stendono sullo stomaco per proteggersi dal freddo della discesa. Rosa come l'alba di un campione, la maglia rosa del primo in classifica! Insomma, sono due le squadre.
cominciato a porre i propri sigilli, no? I nomi dei propri grandi professionisti pronti a questa tappa di manufatto. E saranno, come ho detto, 100 e... grande star degli anni 80 sugli schermi italiani e statunitensi di tutto il mondo, Giuseppe Fonzi, sei un grande. Però si porta bene gli anni. Porta bene gli anni, ti vedo benissimo. Perché adesso cosa fai? Anche il regista? Sì, in gara, per la Unia Triestina. Capito. Oggi vai in fuga? No. Lo sapevo. Giuseppe Fonzi, grazie. Va bene, va bene. Alessandro Tomelli, ancora partiamo. L'anno scorso a Brescia, nel sud dell'Italia, nella frazione di Terme Lugiane, andò vicinissimo al successo di tappa, un successo che gli sfuggì, successo che invece sfuggì. Arriva anche Andrea Guardini, il giorno Mirko. Arriva il Barracuda di Cesenatico, Manuel Segni. Un altro, io lo chiamerei velocista perché va fortissimo in volata, Paolo Simionda. Enrico, vieni al centro. Insomma, complimenti per quello che hai portato, questo souvenir importantissimo da Israele. Qualcosa di speciale? Ma sicuramente una grande emozione, già indossarla là in Israele, poi vestirla oggi in Italia è una grande cosa. Oggi ci sono le canzoni qua in giallo ed Enrico Battaglini che sta firmando al Plexiglas. Questo arrivo credo che potrebbe piacergli. Buongiorno Enrico, in bocca al lupo. Arrivano anche i francesi di Age Desert con Quentin Chauvelier e con il numero 14 abbiamo di contenza. Ancora un personaggio che potrebbe fare molto bene oggi è questo giovanissimo, Clément Venturini. Attenzione a Venturini, Kangas, stanno. Belli questi applausi, ci siamo. Applausi che non devono smettere perché si cambia maglia ma non l'applauso. Attenzione perché lui ha fatto una crono incredibile quarto in classifica, un portoghese. Grande sorpresa per il fortissimo José González della Cadiz. E insomma, la Colombia si sono scaldati. Nel frattempo ci siamo con Anthony Ruder a FDG. Buongiorno ancora Bonifazio. Bonifazio aspetta solo il momento di piazzare la zampata, io lo conosco. Guarda come aspetta la volata. Senta, l'altro giorno gli ho detto... Signore e signori a Cataria, Fabio! Beh, devi salutare, non puoi non salutare. Ciao, no, buongiorno a tutti. Insomma, terra di Sicilia, un sardo, te lo aspettavi tutto questo affetto? Ma guarda, è una terra bellissima e sono stato qua quest'inverno ad allenarmi. È veramente un calore fantastico e come essere a casa, quindi grazie. Allora ti salutano, sai come? Lo salutiamo così, Fabio! Grazie Catania! Ora Hans Kroh nel frattempo in foglia di firma. Nel frattempo nel foglio di firma, scusami, stavo risistemandomi. L'IAR stanno arrivando i corridori del team Bora Hans Kroh, seguiti a loro volta da un corridore che arriva invece dal Belgio, si tratta di Blancard, arriva un uomo del team Sunweb alla firma, si tratta di Zetecchio Massimolo. Così si conquista il pubblico. Fate un applauso a Tony Mullen, lui, il vincitore dell'ultimo giro. E poi? E poi c'è lui, potremmo dire, Elia Viviani. Mamma mia, che star! Bello questo scambio tra Tony Mullen e Viviani, arrivano De Marchi. È arrivato il corridore della Guantona De Marchi. Elia, un saluto a questa terra incredibile e soprattutto quanta emozione c'è a portare questo ciclamino addosso. Ma è bello essere tornati in Italia, il giro è vero, e sentire tutti questi tifosi italiani giù dal bus qui ad applaudirci, quindi l'emozione è forte, speriamo di vestire più possibile questa maglia e di continuare come abbiamo iniziato nel migliore dei modi. Grazie Elia Viviani, grazie. E signori, ci siamo con il migliore in classifica, la maglia rosa di Rohan Dennis. Ancora qui Rohan Dennis. Rohan, can you share with us your emotions? Special. I didn't expect this as a song on there as well. It's really great. For today? I try to defend. It's a good finish as well. It's nice, nice short, steep climb, and
And there's some guys obviously going to be hard to beat today, but we have to stay at the front and have a crack. Thank you. Grazie Ron Dennis, insomma ha detto bellissimo, meraviglioso, giornata fantastica. Cercheremo ovviamente di difendere il primato, la maglia rosa, con un finale, con questa salita parecchio ripida. Nel frattempo arrivano anche Alessandro Genier della Cedesera, stanno firmando anche Mica Cerelle, quindi François Pinard, arriva la corazzata del team che ha vinto la tappa alla Vuelta, quindi questo lo sapevamo due anni fa. Jürgen Roranza, Giorgio Jürgen, continuano le firme con Richard Carapazza dall'Ecuador, e poi un'altra freccia nell'arco della Lotto Sudal, segnatevelo per oggi, Team Vellens oggi farà vedere qualche cosa di incredibile. I corridori sta scrutando la situazione, la maglia è quella del... arrivano ancora dei pezzi della Isola della Gona. Isadiv ha firmato anche in questo momento Sua Maestà Thibaut Pinot, il francese, attenzione a Thibaut. Cristian Paragni della Israel. Mamma mia Barbara. Effettivamente non ci si ferma un attimo, arrivi sopra arrivi, ma vedo un'altra maglia importante che si sta per avvicinare a noi. Ed è una maglia della IEF, cioè il team Education First. Sanchez, quindi Andre Zeitz, e fate ancora un applauso a Chris Froome, eccolo qui. Zeitz, firmato Villella, ha vinto a Pampeago al Giro 2012, ha vinto anche un Amstel, un nostro grande amico, Roman Kreuziger. Ancora qualche dettaglio, vedo che si sprecano ovviamente con il pubblico per regalare dei selfie, prima tra tutti Roger Zuppa nella seconda fila, riconosciamo Bonifazio del team Bahrain Merida, ci sono anche gli altri di San Pantano, autovetture organizzative che stanno per prepararsi al momento del viaggio, questa bella foto con l'onorevole Pappagallo, con il coraggio, ricordiamo ancora il menù di questa giornata, 202 km. Che inizialmente era prevista sulla distanza di 198. Fine dello start tra le mani di Anthony Pappagallo, l'onorevole Anthony Pappagallo, coordinatore di tutte le tappe siciliane, con lui c'è anche il sindaco Enzo Bianco, un pubblico meraviglioso che può iniziare l'applauso per favore, grazie Catania. Pochi istanti e cominceremo il conto alla rovescia tutti assieme. Attenzione, vi ricordo di lasciare libera la sede stradale. E allora signori, tutti assieme, conto alla rovescia, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Ma il posto!
Roma.